Spesso ascoltiamo o leggiamo storie provenienti da ogni parte del mondo su strane creature che potrebbero somigliare a bestie preistoriche. Le regioni tropicali sono più inclini a tali avvistamenti, così come le aree selvagge dell'Africa o i confini della foresta pluviale amazzonica. Esistono numerosi rapporti documentati e testimonianze di presunti incontri con specie animali che dovrebbero essere estinte, come i dinosauri. Animali come il T-Rex o il Velociraptor ed altri incredibili predatori del passato, che sono stati invece avvistati ai giorni nostri. Il primo dinosauro avvistato in questa lista è conosciuto come Kasai Rex, un dinosauro carnivoro appartenente al gruppo dei teropodi, e gli avvistamenti descritti durante gli anni hanno messo in seria difficoltà la comunità scientifica. L'avvistamento più popolare ha avuto luogo nel 1932. Il proprietario di una piantagione di nome John Johnson un giorno si stava addentrando attraverso la foresta nella valle di Kasai, in Africa, nell'attuale Congo, accompagnato dal suo servitore. Ed è proprio nella location in cui avvenne l'avvistamento che la creatura ha preso il suo nome. Dapprima si imbatterono in un grosso rinoceronte, dal quale fecero ben attenzione a non avvicinarsi, quando improvvisamente una bestia in piedi su due zampe, alta almeno 10 metri, dall'aspetto simile ad una lucertola, tese un'imboscata al rinoceronte. Mentre osservavano l'attacco, Mr. Johnson perse i sensi, mentre il suo servitore scappò via terrorizzato. Quando Johnson si risvegliò, la creatura si stava ancora nutrendo della carcassa del rinoceronte. A quel punto lo osservò bene e lo descrisse con lunghi denti aguzzi, una bocca enorme ed una lunga coda, con zampe molto grosse che disse gli ricordavano quelle di un elefante. Descrisse anche il colore della creatura, un rosso molto scuro, con strisce verticali di colore più nero, che scendevano dal collo, lungo la schiena e fino alla coda. Questa però non è stata l'unica testimonianza del Kasai Rex, un animale che somiglierebbe tantissimo al Tyrannosaurus Rex e che sarebbe stato anche fotografato in ben 2 occasioni. Il 15 aprile del 1908, un racconto molto curioso di Georges Depew apparve sul giornale francese Gazetteois, che raccontava il presunto incontro di due cacciatori mentre attraversavano il gelido e remoto territorio dello Yukon, in Canada. Secondo il rapporto, il banchiere statunitense James Lewis Butler ed un minatore d'oro locale, di nome Tom Lemur, erano andati a caccia di renne nella valle di Pelly River. Tutto sembrava stesse andando per il meglio, ed avevano avvistato anche un branco di renne ad una 50ina di metri da loro. Ma queste scapparono improvvisamente spaventate da qualcosa che si muoveva tra gli alberi. Tuttavia James e Tom non avevano intenzione di abbandonare la loro caccia, così seguirono le renne attraversando la natura selvaggia e poi si imbatterono in una vista inaspettata. Sul sentiero c'erano grosse impronte che nessuno di loro aveva mai visto prima, che misuravano più di un metro di lunghezza. Cercarono di seguire le tracce, ma presto scomparvero in una zona rocciosa che scendeva verso una gola pericolosa e profonda. Così decisero di lasciar perdere. Ma Butler e Lemur decisero comunque di andare a chiedere aiuto e si avventurarono verso un remoto avamposto chiamato Armstrong Creek, dove incontrarono l'esploratore che scrisse l'articolo, George Depew, un missionario franco-canadese di nome Padre Pierre Levine e 5 guide indigene locali che li accompagnarono per la loro spericolata missione. Tutti tornarono nel punto in cui terminavano le impronte, e fu proprio sul bordo di quel crinale che un grosso mostro fece la sua apparizione. Il gruppo di 9 uomini osservò una strana creatura che, a detta loro, era lunga almeno 7 metri, con un peso stimato di circa 4 tonnellate, e completamente ricoperta di ispidi peli neri o setole che ricordavano in parte quelli di un cinghiale. La bestia venne descritta come bipede e dotata di una bocca enorme, piena di grossi denti, ed un singolo corno sulla punta del muso. Tutti erano convinti che quello che stavano guardando era un dinosauro estinto, e dalla descrizione sembrerebbe proprio un ceratosauro. Dalla giungla inesplorata, nel mezzo dell'isola di Nusa Kambangan, in Indonesia, sono arrivate segnalazioni di una creatura bipede simile ad un dinosauro, conosciuta localmente come Kavuk. Questo criptide viene descritto come una lucertola gigante che arriva a 2 metri di altezza e somiglia un po' ad un drago di Komodo. L'unica differenza è che questa bestia si muove sulle zampe posteriori. Le persone del posto affermano che queste creature notturne amano razziare le tombe per banchettare con i cadaveri seppelliti da poco, ma hanno anche la reputazione di essere davvero aggressive, arrivando ad attaccare chiunque incontrino durante il loro cammino.
anche se gli avvistamenti di questo gigantesco draco di Komodo non vengono segnalati da un bel po'. Nel 2014 hanno avuto una certa importanza mediatica, dopo che un pescatore, che fa anche da guida ai turisti, ne vide uno. La guida, conosciuta solo come Harry, era fuori a fare una passeggiata con degli amici, quando videro un gruppo di questi animali attorno alla carcassa di un cane. Alcune delle teorie, che cercavano di spiegare la vera natura del Kavuk, suggeriscono che potrebbe trattarsi di una specie di varano gigante ancora sconosciuta. Ma c'è anche chi crede che potrebbe trattarsi di una piccola popolazione di dinosauri scampati all'estinzione, simili ai Velociraptor. Fino ad ora nessuno ha potuto confermarlo. E tu faresti una spedizione nella foresta in cerca di prove? In Colorado sono state registrate numerose segnalazioni di creature bipedi simili a lucertole che ricordano in parte i dinosauri. Si tratta di piccole creature poco più alte del metro. Vengono solitamente descritte con grosse zampe posteriori e due molto più piccole nella parte anteriore. Queste creature vengono chiamate dalle persone del posto mini T-Rex o anche dinosauri di fiume o lucertole di fiume, a causa della loro apparente abitudine di nascondersi vicino al corso d'acqua. Un uomo di Pueblo, in Colorado, ha raccontato la sua recente esperienza ad un giornale. Dice che era in bici assieme ad un amico quando notarono questa strana creatura muoversi attraverso la radura, proprio davanti a loro. Descrisse la creatura come rettiliana, lunga all'incirca un metro e di colore verdastro con varie macchie nere sul dorso, mentre la colorazione diventava arancione sul ventre, che si spostava rapidamente sulle zampe posteriori senza trascinare la coda sul terreno. L'uomo ha anche spiegato che le zampe anteriori della creatura erano significativamente più corte di quelle posteriori e avevano tre o quattro dita dotate di artigli. Ricorda anche di aver notato che avesse una sorta di inspessimento o piccolo corno proprio sopra ogni occhio e che mise un verso molto acuto, simile ad un grido quando si accorse di loro. Nonostante lo spavento, gli uomini riuscirono a scattare un paio di foto della creatura che vennero successivamente analizzate dal criptozoologo Chad Armand, ma a causa della loro scarsissima qualità non servirono a rivelare nulla di importante. Altre foto dei dinosauri di fiume sono spuntate comunque su internet nel corso degli anni e forse la più famosa è proprio questa qui. Nella foto si vede un uomo non identificato con in mano un fucile e nell'altra mano quello che sembra proprio un piccolo dinosauro bipede. Non si sa bene quando o dove questa misteriosa foto sia stata scattata, tranne da qualche parte in Colorado. E considerato che ci sono davvero pochissime informazioni riguardo la foto e non si sa neanche chi l'abbia scattata o pubblicata su internet originariamente, probabilmente non riusciremo mai a scoprire di più. Una delle creature australiane più incredibili è di sicuro il Burrongjor, un gigantesco rettile bipede con grosse zampe posteriori e piccole braccia che poteva raggiungere un'altezza di oltre 7 metri. Ti sembra familiare? Ci sono numerosi rapporti su diversi incontri con questo tipo di bestia, in alcune delle foreste della regione del nord dell'Australia, così come il calco di una delle sue enormi impronte, caratterizzata da sole tre dita. Un avvistamento degno di nota venne segnalato nel 1957, vicino al fiume MacArthur, quando una mandria di almeno 50 mucche si fece prendere dal panico senza apparente motivo. Gli allevatori non riuscivano a capire cosa stesse accadendo e proprio in quel momento un altro allevatore sarebbe apparso in lontananza correndo e gridando a squarciagola. A quel punto si sarebbe sentito un forte ruggito rimbombare nell'aria e tutti videro una grossa creatura che si muoveva ad almeno 300 metri da loro. Dopo questo incidente vennero ritrovate varie mucche morte e mutilate, con i corpi sbranati come se fossero state addentate da un grosso coccodrillo. Poi, nel 1978, un esploratore boscimano di nome Brian Clark si trovava in un'area remota del nord dell'Australia, vicino Lake Woods, quando decisero di accamparsi per la notte. Due delle guide aborigene si svegliarono di colpo, prese dal panico, e Clark notò che il terreno sembrava tremare. Raccolsero velocemente le loro cose e si diressero verso la città più vicina, dove raccontarono ad un ufficiale di polizia di aver sentito uno strano verso provenire dalla boscaglia. La polizia disse a Clark di non avventurarsi più nella zona perché non era sicuro. Alcuni pensano che il Burrongjor possa essere un allosauro o qualche altro teropode di medie dimensioni. Ma quello che colpisce di più delle storie su questo misterioso animale, a differenza della maggior parte dei racconti sui criptidi, è che i suoi avvistamenti e segnalazioni sembrano essere prolungati nel tempo e molto convincenti. Sì, a prima vista tutto ciò sembra impossibile. Come potrebbero tali animali sopravvivere senza che nessuno se ne accorga?
Ma affinché questo sia possibile, ci vorrebbero anche delle comunità molto grandi, che vivano nelle zone in maniera stabile, con determinate condizioni climatiche, ed una buona quantità di cibo. Tutti, comunque, crediamo che i dinosauri si siano ormai estinti del tutto. Ma potrebbero esserci delle zone remote sul nostro pianeta che ancora ospitano questi animali. E tu, cosa ne pensi? Credi sia possibile che creature così grandi restino ancora sconosciute alla scienza? O si tratta solo di leggende e racconti inventati? Fammelo sapere con un commento. E non dimenticare di lasciare mi piace al video e di iscriverti al canale. Io per ora ti saluto, ma noi ci rivediamo domani con un nuovo video. Ciao!